E salve a tutti signori, eccoci qui con l'ennesima review cinese. Questa volta mi è stata mandata, la tengo dritta magari, questa penna per stampare in 3D, che ve lo dico subito, non ha paragone con le vostre stampantine 3D montate della minchia che vi siete prese dai cinesi e vi credete pure che siano decenti. Nella confezione troviamo appunto la penna, il portapenna, ahia, cavo e caricatore, un cucchiaio e ovviamente il PLA, cioè il materiale che poi andrà a printare questa roba. Infine un paio di passamontagna colorati per le vostre dita. Allora, partiamo guardando le istruzioni che, come vedete, si aprono così. Cioè, ma veramente? Ma veramente? Cioè, e io dovrei stampare. Guarda quanto posso andare vicino. Cioè, ma il vostro telefono lo fa questo? Allora, ho scoperto che quelle istruzioni belle punto per punto erano solo per sbloccare il filamento. Quindi, cioè, non capisco. Vabbè, quelle di startup sono queste qua, modalità di utilizzo. Vi faccio notare il secondo punto: tagliare la parte superiore del filamento per fare i tagli e essere piatta. Cioè, mi tocca aprirla col cacciavite perché la guida dice di fare una cosa e questo pezzo non viene più fuori da qui né rientra. Cioè, è una cosa. Per ripararlo, vi dico che ho visto l'interno e vi assicuro che è un attrezzo molto più basilare di quello che immaginavo. Alimentiamo, come dice la guida, a dir poco inquietante. Poi andiamo a premere il function button, che dovrebbe essere questo qui piccolino. Cazzo, gli costava tanto riportarlo sulla penna. Ma ha parlato. Allora, adesso dobbiamo aspettare che la penna diventi nostra amica, praticamente. Questi qui li hanno veramente riposti in una maniera becera. Guardate, sembrano quella molla tutta colorata. Dai, ce l'avete sicuramente avuto anche voi, che praticamente si impigliava e non riuscivi più a districarla. Allora, vi spiego. Qui c'è scritto che alla fine le luci devono diventare blu. Quello che in realtà è successo è che ho perso nella registrazione, che sono diventate un attimo verdi e poi sono tornate rosse. Quindi, non ho capito. Proviamo a premere il tasto funzione. Vabbè, a sto punto qui facciamo quello che dice lui. Ok, ho isolato il blu e adesso comincio a inserirlo, ecco. Più giù di così non ci va. No, guarda, per me è andato qualcosa di storto, aspetta un attimo. Sto rifacendo la procedura di riscaldamento della punta, a meno che non coli su se stessa, come immagino succederà prima o poi. Che l'abbiamo fatta, ha detto heating complete. A questo punto mi preparo esattamente come prima. Function. È partito un motorino, lo sento. Pronti? Via. Se lo sta succiando! Ah, low speed. Oh, cazzo! Sta stampando! Sta stampando! No, 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 no. Aspetta, 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 aspetta. Minchia, ma veramente assurdo. Ecco, facciamo come una vera stampante. Non gli sto dietro, non gli sto dietro. Oh, si può mettere in pausa. Sì, ma non è in pausa, non è in pausa, perché continua ad uscire. Ma è diventata dura, ma guardate che presa che ha fatto. Ma veramente. Vaffan. Ed ecco che subentra la spatola. Oh, che mossa. Vi faccio notare. Sì, vabbè, se mi parli sopra. Vi faccio notare che il pezzo che ha fatto è veramente resistente, insomma, ok, è sempre plastica, però, e soprattutto per come è fatta, ma è diventato duro, Insomma, c'è una certa resistenza. Proverei a completare gli occhiali, dall'altra parte ve lo faccio vedere, c'è una bici, ma mi spiego, ma che minchia me ne faccio della bici, della plastica. Inoltre, se non ricordo male, essendo appunto una penna 3D, dovrebbe andare in su, quindi proviamo a fare anche più di uno strato. Ui, non fare gli sciò, non fa, no, ma perché parti così? Oh, è partita la punta. Che cazzo faccio? Dio boh, stava andando così bene. Sì, ma chi ce le mette le mani lì, voglio dire. Ah, ecco qua. Ecco qui, questo qui. Che è pronta? È avvitata? No? Non si capisce mai un cazzo. Allora, vediamo se riesco ad immortalare il momento in cui finisce di riscaldare il filamento, perché è veramente particolare. Tec. Sto andando storto, regà, sto andando storto. Forse dovrei mettere più materiale, cioè devo rallentare con la mano. Ok, quindi rallento, 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 rallento. Poi completo qui, magari faccio una guarnizione. Effettivamente, se lasciate tempo di seccarsi al primo, il secondo lo fate tranquillamente.
proverò una nuova tecnica di stampa. Vado di qua, poi vado qui. Da robe che voi veramente neanche nel 3041. Ma che roba, ma che roba. Cioè va, ma va che fenomeno. Ok, in soli 8 minuti ho fatto praticamente i miei occhiali, ho consumato tutto il blu. Adesso praticamente c'è la procedura di unload del filamento che, come vedete, continua a uscire perché la punta è calda. Quindi lo mettete qui e andate su... premete questo. E lui lo unloada. Eccolo qua, sta uscendo, sta uscendo, sta uscendo, sta uscendo. Sì, ma puoi anche fermarti. Ma ho detto di fermarti. Vabbè, c'è un solo modo a quel punto. Eccoveli qua. Adesso l'unica cosa che dovete fare è ovviamente attaccarli, non con la stampa 3D perché credo che sia intanto troppo rigida e secondo troppo poco resistente, e poi usarli. Tec, eccoveli qua. Guardate che stile, guardate che roba. Ho fatto bene a farli doppio strato perché appunto adesso hanno una loro resistenza.